Benvenuti da Piero Gipardo e Stefano Nava. Piove e neanche poco, e vedremo se ci sarà pioggia di gol in questa sfida davvero interessante. Sì, cominciamo male con il tempo, Pier. Giocare sul terreno scivoloso non è il massimo. Benvenuti alla sfida di oggi fra Hellas Verona e Pescara. Vediamo la formazione iniziale del Verona. 4-3-3 il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento schierati larghi e una punta centrale. Occhio soprattutto alla rapidità degli esterni negli uno contro uno, potrebbero mettere in grande difficoltà i difensori avversari. Questo è l'11 della squadra ospite. 4-3-3, il modulo scelto dal tecnico per il match di oggi, con due esterni offensivi e una punta centrale. Potrebbero essere la chiave del match, molto dipenderà dallo spazio concesso loro dalla difesa avversaria. Ci siamo, possiamo cominciare. Marrone. Ragusa. Puntuale qui il difensore nel recupero. Prova a cambiare gioco. Laribi. Si avvicina all'area. Il tocco dentro. La difesa la meglio e allontana il pallone. Prova a sorprenderlo. Gol solo sfiorato qui. Da apprezzare il gesto tecnico. Conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. Del Grosso. Premia la corsa sulla fascia. Passaggio intercettato. Anderson. Ottimo il recupero. Passaggio non esattamente perfetto. Intercettano bene il pallone. Ha spazio per andare. Azione interrotta. Spazio. Prova a calciare. Portiere che blocca senza problemi. Brugman. Matteo Ciofani. Sventa qui la minaccia. Punta l'area. Buono l'anticipo del difensore. Palla girata sulla corsia. Marrone. Anderson.
può avanzare. Vedremo se riusciranno a sfruttare questa rimessa. Rimessa battuta male, pallone regalato agli avversari. Laribi. Salta il difensore. Palla messa dentro. Non è riuscito a sfruttare questa occasione, poteva essere una buona opportunità. Gara che si disputa sotto la pioggia e questo potrebbe incidere sulla prestazione delle squadre. Il terreno di gioco sembra comunque buono, anche se cominciano a formarsi delle pozzanghere qua e là. Occhio a questo lancio. Ottimo il tocco. Può crossare. Ma non granché il cross, la difesa vita facile. L'arbitro dice che si può giocare. Sì, corretto. Ha spazio davanti a sé. Matteo Ciofani. Si porta in mezzo. Occhio al tiro. Centra in pieno il difensore. Suma dunque l'azione d'attacco. Splendida parata in tutto. Brugman. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Matteo Ciofani. Buon possesso palla, caccia di spazi. Palla che rotola via dopo un buon intervento. La difesa spazza via il pallone. A metri a disposizione. Prova da lontano. Una vera e propria bordata. Il portiere non poteva farci nulla. Forse è rimasto un po' sorpreso, vista la distanza. È un gol che dimostra ancora una volta le straordinarie doti balistiche di questo giocatore. Quanto mi piacciono questi gol. I gol più spettacolari, le conclusioni dalla distanza. Gli hanno lasciato troppo spazio e lui ne ha approfittato. È una rete questa che vale da sola il prezzo del biglietto. Un missile che ha sorpreso tutti, compreso il portiere. Il risultato per dunque l'Hellas in vantaggio. Memushai. Anderson. Almici. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Comincia ora il secondo tempo. Pallone recuperato senza problemi qui. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Crescenzi. Palla che finisce fuori. Brugman. Laribi. Pallone interessante. E c'è la conclusione. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa
non facile per quanto si è visto finora. C'è stato il tocco del portiere, non abbastanza evidentemente per evitare il gol. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Brugman. Memushai. Tocco orizzontale. Un altro ottimo tocco. Hanno perso palla. Possibilità per la ripartenza. Occhio a questo lancio. Occhio alla ripartenza pericolosa. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio e si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Si ripartirà con una rimessa laterale. È pronta la sostituzione. Brugman. Matteo Ciofani. Buona la lettura del difensore su un brutto passo. Buona l'idea qui. Suma quindi l'azione d'attacco. Distinto il difensore. Spazza via. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Laribi. Occhio alla botta. Gol solo sfiorato qui. Da apprezzare il gesto tecnico. Conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. Può essere la mossa giusta per provare a raddrizzare la partita. Brugman. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Tocco verticale interessante. Il tocco dentro. Conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Non è uscita di parecchio, eh. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Suma dunque l'azione d'attacco. Buon pallone filtrante. Vuole un pallone lungo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Matteo, bordocampo, quanto manca alla fine? Si giocherà per altri 15 minuti prima del 90esimo. Bene Matteo, per ora può bastare, grazie ovviamente, richiamaci se ci saranno novità. Pallone interessante, c'è la verticalizzazione. Occhio al tiro, colpisce la traversa, non è finita.
conclusione ben indirizzata, Solo i legni hanno impedito al portiere di capitolare. Laribi. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Laribi. Sarà calcio d'angolo per l'Hellas. Occhio al corner. Attenta qui la difesa. Palla allontanata. Deviazione in out, si ripartirà con la rimessa laterale. Anderson. Palla allontanata. Pallone intercettato senza problemi. Andiamo da Matteo Barzagli. Quanto manca, Matteo? Ne sono passati 85 di minuti, ne restano altri 5 da giocare. Pallone profondo, pericoloso. Prova da casa. Occhio alla deviazione, c'è il palo. Brugman. Decisivi nell'occasione precedente i legni per respingere la conclusione a botta sicura dell'attaccante. Almici. Replay che ci mostra l'offside segnalato dall'assistente. Non era facile vederlo a velocità normale. Complimenti, eh? Bravo l'assistente. Non avrebbe comunque potuto fare molto da lì. Tre i minuti da recuperare. Passaggio intercettato. Potrebbe crossare. Prova la conclusione. Conclusione che non ha creato problemi al portiere. Ha calciato da distanza siderale, mancando completamente il bersaglio. Sperava fosse il suo giorno fortunato. Meglio lasciarsi alle spalle questo tentativo alla svelta, Che finisce qui. Si chiude qui dunque una partita storicamente emozionante, ricca di tensioni. Sì, Piero, un incontro molto sentito da entrambe le squadre e dalle rispettive tifoserie. La tensione in campo si percepiva chiaramente. Alla fine ha vinto chi ha dimostrato più determinazione, concentrazione e nervi saldi.